consentire a voi di fare in tranquillità le domande che vorrete fare al mister. Poi dopo la conferenza col mister ci sposteremo dall'altra parte anche per abbracciare i nostri tifosi. E prima di presentarvi il mister, che comunque già conoscete, è una settimana che gli fate le foto, un profeta è una settimana che scoccia, insomma un po' di tutto. A me faceva piacere presentarvi un altro amico del Pescara. Ne avete sentito parlare da un po' di tempo perché è un anno che stiamo lavorando su questa cosa, su questo progetto, su questa partnership con Victor. Vi vorrei presentare Victor Mesa, che ufficialmente entra con noi nel Pescara e acquisisce una quota del 10%. Bueno, questa è un'esperienza differente, la possibilità di un ponte dell'Uruguay, del Sud America per l'Europa, per la via del Pescara, no? Noi lavoriamo anche nel Recreativo Huelva di Spagna, che è la squadra più antica di Spagna. Wanderers di Uruguay, che è una squadra della più antica dell'Uruguay. E bueno, e ora con Pescara con molto piacere. Quali sono gli obiettivi? Se possibile una partnership anche tecnica tra Wanderers, Recreativo e Pescara, con i calciatori che possono magari arrivare anche in Italia e cioè e gli obiettivi sono multipli obiettivi, no? Ma per esempio dell'intercambio del tecnico di Pescara per il Wander, dei giocatori giovani di Wander per il Pescara, la possibilità di tutta questa possibilità di ponte di bravo per Spagna, per Italia, per Sud America, questo intendo passare del suo beneficio per le tre squadre. Chi la fate conoscere il Pescara? Praticamente. Ti conosco? No, chi le ha suggerito di... Io conosco hace 5 anni fa il signore Roberto Truta, che stava lì, e mi ha conosciuto ad aprile 5 anni fa, e in questi 5 anni ho inserito sempre la possibilità di Pescara per questo ultimo anno in la partita della Serie A o la televisione. Esiste la possibilità di Maxi Rodriguez del Wander per qui, ma non era comunitario e in questo momento non è possibile per Pescara. Questo è un po' la risposta. Grazie. Era dovuto perché, ripeto, è un altro amico del Pescara che si aggiunge a questi tifosi di Pescara che hanno preso il Pescara. E adesso, dopo aver presentato Victor a voi che era doveroso, passiamo alla presentazione del mister. Ci abbiamo messo un po' di tempo, avevamo cercato in tutti i modi di portare Febo sulla panchina del Pescara, ma non ci siamo riusciti e quindi alla fine abbiamo dovuto ripiegare su Marino, quindi il nuovo mister del Pescara è Pasquale Marino. È stata una decisione sofferta, molto sofferta. Due domande super bene. Grazie. La domanda Pasquale. La prima, se è vero che a un certo punto l'ufficio anagrafe di Marsala stava cambiando nome di battesimo da Pasquale a Giobbe, questa è la pazienza, insomma, è l'attesa, se è vero. E la seconda domanda, il repetto pochi giorni fa, durante la presentazione della campagna di abbonamento, quando tu hai annunciato il tuo arrivo, al di là delle indubbie qualità tecniche, ha puntato su di te perché rispetto ad altri hai scelto, voluto fortemente e aggiungo io atteso Pescara. Ma cambiare nome no, perché non era possibile, quindi questo non ci hai pensato? No, ci ho pensato perché io mi sono incontrato molto tempo fa col presidente e ho avuto la percezione dal primo impatto che potevo essere io l'allenatore del Pescara rispetto ai tanti nomi che si facevano. Poi è subentrato l'altro fattore che ci ha tenuto un po' in attesa del ritorno di Zeman e quindi se era in dubbio, se dopo Zeman c'erano altri, io avrei magari accelerato qualche altra situazione che avevo in corso, invece ho preferito aspettare e alla fine sono contento di essere a Pescara, insomma.
perché ritengo che si possa aprire, che c'è un progetto e si possa aprire un ciclo di lavoro dove mi piace lavorare. Tra l'altro mi piace anche la città, c'è il mare, sono abituato, perché vivo in pratica a 1000 metri dal mare, quindi va bene così. Buongiorno Oscar Bonavanna, due domande molto brevi. Pescare di Catalbenga, Leone, le rosse insieme. Lei è un allenatore importante, molti ritengono che sia addirittura un musso della serie. Le volevo chiedere, viene a pescare indipendentemente da quello che succederà, per provare ad aprire un ciclo, visto che pescare anche con questa allenatore bravi non è mai riuscita per esempio a stare stabilmente per qualche anno con il giro di Serie A e avere una prospettiva? Questa è la prima domanda, che magari ne so, quest'anno va bene, l'anno prossimo lei accetta di segnare di qualche altra squadra. Seconda domanda, più tecnica, ha già in mente come giocherà, se ci farà rivedere 4-3-3 oppure opterà per un altro modulo di gioco? Per quanto riguarda l'ultima domanda, che me la ricordo, l'altra l'ho già dimenticata. Ripartiamo dalla seconda, credo che l'idea è quella, però è chiaro che per fare un sistema di gioco deve cercare di costruire la squadra in una certa maniera, ma noi non possiamo essere solo fossilizzati in un sistema di gioco. Se magari riesci a trovare giocatori bravi, non è che ci possiamo bloccare su un solo sistema di gioco, quindi non prendiamo magari un giocatore di qualità, perché se abbiamo due punte centrali, per fare un esempio, forti che ci garantiscono un certo numero di gol, per fare un esempio, allora non prendiamo un giocatore perché io devo fare per forza, quindi bisogna avere l'elasticità di capire le qualità dei giocatori in organico, di quelli che si devono acquisire e per poi cercare di trarre il massimo di ognuno di questi giocatori, perché credo che non è il problema dei numeri, 4-3 è di mentalità, quindi uno può giocare con mezza punta, però ha una mentalità propositiva. Quindi io credo che l'organizzazione tattica propositiva non fa sì che, cioè, aiuta ad elevare le qualità dei singoli. Quindi siamo orientati di base sul 4-3-3, però poi vediamo quello che può succedere in avanti. Buongiorno, allora io innanzitutto vorrei porre a tutti voi il saluto dell'organizzazione tattica, il piacere con la presentazione. Soprattutto i nuovi, guardano il nuovo, abbiamo conosciuto. Una domanda che potrebbe rispondere sia il mio che il presidente. Spesse volte la serie B, per la qualità dell'organico, è stata definita una sorta di A1. Quest'anno, a modo di vedere le cose, il livello è, diciamo, il medio basso, se escludiamo forse il Palermo, perché Zambadino è capace di tutto e di più. Tra l'altro, Marino, tu hai poca esperienza della Serie B, è stato un piccolo passaggio, Serie A soprattutto. Allora, è d'accordo lei, è d'accordo il Presidente su questo fatto che facendo una squadra, diciamo, all'altezza del compito si possa puntare alla Serie A? Ma intanto non sappiamo al momento il campionato se è medio basso o medio alto, perché insomma il mercato si è aperto. Si è aperto adesso, magari adesso comprano Ibrahimo, c'è qualche squadra di B, quindi si aumenta il livello del campionato, ecco. Quindi questo al momento non possiamo sapere. Chiaro che noi credo che non possiamo soltanto promettere in questo momento il massimo impegno, ecco, cercare di dare un'identità di gioco a una squadra e poi si vedrà dove si può arrivare. A me piace vivere alla giornata, uno deve essere proiettato di partita in partita, cercare di fare il massimo. Questi mesi che, diciamo, che separano dall'avvio del campionato, si deve pensare a costruire, chiaramente a cercare di coprire qualche vuoto nello scacchiere base della squadra e poi cominciare a lavorare per, come ho detto prima, dare un'identità ben definita a questa squadra. Mister, sono William Carosella di Telenove. Quanto è importante, secondo il suo parere, arrivare a risolvere la sede del ritiro con una squadra già magari non composta al 100% ma quasi titolare? Molto importante. Noi
ci stiamo adoperando per cercare di arrivare quasi al massimo, ecco, dell'organico, per cui è fondamentale, perché lavorare dall'inizio con un gruppo di giocatori per cercare di assimilare bene determinati movimenti che andremo a fare in campionato, perfezionare certi automatismi, è chiaro che è una cosa fondamentale, ecco, cercare di fare un buon gruppo, e cercheremo di arrivare bene, soprattutto di cercare, chi non verrà riconfermato, di trovare altre soluzioni il prima possibile, perché magari lavorare su un numero limitato, un numero giusto, aumenta la qualità del lavoro, ecco, quindi, se no il lavoro è un po' più dispersivo. Buongiorno, mister, salve, abbiamo di Sciascio Tutto Sport, molto lungo, innanzitutto. Devo dire una cosa rispetto alla sua carriera, quindi arrivare oggi, quindi al momento di anno. Lei ha avuto una carriera dove si è conquistato sul campo sempre le serie che ha allenato, il suo allenato, qualche anno dall'inizio. Poi ha avuto la fase di Serie A, di vedere l'esperienza in Serie A, e poi oggi a Pescara. Se dovesse definire l'esperienza oggi, il suo momento di anno, come carriera personale, che tuoi oggettivi potrebbe utilizzare, visto un po' il suo excursus, la prima. La seconda, tre concetti, proprio tre in numero, per esprimere il suo calcio, come definirebbe il suo calcio. Grazie. Ma intanto non sono allenato, le domande me le dovete dire una alla volta. Partiamo dalla luce, più diretta, concetti per esprimere il suo calcio. Ma un calcio sbarazzino, ecco, un calcio, diciamo, si cerca sempre di giocare a calcio, fraseggiare, insomma, si cerca di fare questo, ecco, perché per farlo non bisogna avere i piedi, insomma, eccezionali, bisogna avere più una certa personalità, perché mi piace avere giocatori in squadra che magari possono, debbono migliorare a non essere superficiali, che non essere impauriti e pieni di tensione quando le cose non vanno bene, quindi hanno paura di giocare, quindi quello è un limite. Se uno nei momenti di difficoltà non ha più la personalità di giocare, di verticalizzare, e comincia a fare giocate semplicissime, invece la superficialità ci si può lavorare, è un sintomo anche di sicurezza, ecco, la superficialità. È chiaro che si deve evitare di esserlo in maniera eccessiva, però ripeto, a me piace far giocare le squadre, giocare a calcio partendo anche da dietro, cercare di trovare la superiorità numerica qualsiasi zona di campo, e questo lo si trova più facilmente se si inizia il gioco fin dai difensori. È chiaro che ai difensori magari non chiediamo di fare il passaggio gol, chiediamo le giocate più semplici possibili. Vista personale, molto una ripartenza, ecco, perché chiaro nella nostra carriera ci sono alti e bassi, no? Bisogna essere bravi a capire dove si è sbagliato. Quando c'è stato qualche anno negativo, che per me l'annata negativa dove ho tante responsabilità è stata Parma, e non sono riuscito, diciamo così, né ad ambientarmi con l'ambiente, diciamo così, e né a dare continuità di gioco. Giocavamo bene a sprazzi, quindi significa che ho sbagliato qualcosa, perché quando le cose vanno male il primo responsabile è l'allenatore, perché magari o fa delle scelte o accetta delle scelte, per cui da questo punto di vista in qualcosa ho sbagliato. E quindi è l'anno peggiore, perché non sono riuscito a dare un'identità alla squadra. È chiaro che gli altri a Genova non posso essere giudicato, perché in tre mesi penso che sia abbastanza difficile. Per il resto, no, diciamo così, credo, come ha detto lei, tranne non ho vinto solo la C1 per migliorare la categoria, me l'hanno regalata tra virgolette, perché allenavo in C1 a Foggia e mi ha preso l'Arezzo in B. Adesso è più facile, perché uno magari dagli allievi si trova in prima squadra, cioè molto spesso capita questo. Io sono contento di aver fatto tanta gavetta, perché ho fatto 4 anni in interregionale, insomma, in campette un pochettino polveroso, ho fatto tutto, insomma, la C l'ho vinta qualche volta, la B col Catania, adesso in questa fase magari altri hanno avuto la possibilità di riprendere, io non ho paura di riprendere da zero e conquistarmi le cose anche sul campo, quindi significa che io ho questo destino, che non trovo mai le tavole apparecchiate, ma devo fare qualcosa per apparecchiarle. Grazie.
Mister, buongiorno, sono qui Luigi Di Marzio del Centro, innanzitutto benvenuto. Volevo fare due domande. Lei è sempre stata abituata, però le faccio una volta, perché visto che prima non c'era il giornalista, la precedente. La prima è questa. Ma già me ne hai fatto una decina per telefono, io non ho risposto perché non potevo rispondere. Dopo, alla fine, alla fine ti racconto la barzelletta. Io l'ho già raccontata perché mi chiedevano, volevano anteprime, io le ho dovuto dire tutte queste barzellette, però dopo mia moglie è quello che mi chiama di più. Questo mondo. Lei è stata abituata a lavorare nell'Udinese, una squadra, una società che a 49 anni si lavora molto con i giovani. La mia domanda è questa: lei chiede al Pescara ragazzi da lanciare, visto che lei ne ha lanciati veramente tanti, sia italiani che stranieri, hanno conquistato anche la nazionale. Lei chiederà a Pescara una squadra di ragazzi da poter forgiare e lanciare, o chiederà 5, 6, 7, 10, non so quanti elementi, esperti in categoria, quindi parlo di gente tra i 26 e i 30 anni, da poter lavorare con una certa sicurezza, o appunto preferirà la linea verde? Grazie. Credo che in un gruppo ci vogliono sia l'uno sia l'altro, un mix, diciamo, tra giocatori esperti che possono aiutare a far crescere i giovani, perché anche in allenamento si migliora allenandosi con giocatori più esperti, più bravi, quindi dobbiamo cercare di trovare sia ragazzi interessanti e sia anche giocatori esperti che possono, diciamo così, avere la personalità giusta di trainare anche i ragazzi. Grazie. Lei già ha avuto diversi incontri con il PS, ripeto, per la società. Pensa poi per trovare il suo calcio, che sia bisogno di una rivoluzione, questa squadra tra l'altro va anche molto vasta in questo momento, oppure che bastano dei ritocchi mirati nelle varie parti per permettere di partire bene più dall'inizio? Noi stiamo analizzando tutto l'organico e cercheremo di coprire i ruoli che in questo momento i giocatori che necessitano in determinati ruoli, quindi bisogna lavorare in sintonia per trovare i ragazzi giusti. Di quelli della passata stagione chiaramente rimarranno diversi, soprattutto chi ha le motivazioni per farlo, chi ha la voglia con l'impegno, con l'orgoglio personale di cancellare in parte un'annata difficile, ecco, perché per riscattare un anno difficile bisogna avere un po' di orgoglio, un po' di voglia, un po' di cattiveria per cercare di far bene quest'anno. Quindi chi rimane contento, bene, chi pensa che magari è da Serie A e di conseguenza deve andare via, è giusto che vada via. Buongiorno, benvenuto, io sono Grazia di Dio di Sky Sports 24. Ripeto, quando ha parlato del suo primo incontro con lei, ha detto che è stato proprio amore a prima vista ed è rimasto colpito del bello. Insomma, non è il mio tipo, sicuramente ho altri gusti. Dalla sua grande voglia di affrontare questa nuova esperienza, di riscattare, è stato colpito dalla grande volontà. Lei invece, a lei che cosa ha convinto subito della società di Pescara, di questa squadra, di questa piazza, anche dopo questa stagione, insomma, non positiva, e che cosa invece ha richiesto, cosa ha preteso come primo elemento? Allora, l'ho detto prima di incontrare, ripeto, pochi giorni fa, diciamo, ho incontrato il presidente e ho visto che c'era tanta voglia di riscatto, ecco, di cercare di riprendere, ma voglia di riscatto non significa andare a sbandierare, andiamo di nuovo in Serie A, significa progettare per arrivare o in un anno, in due, quello che serve, però fare un percorso, diciamo, creare una base solida per poi durare nel tempo, ecco, quindi ho visto questa voglia, me l'ha ribadita quando ci siamo incontrati col direttore, e credo che io non avevo dubbi, ecco, potevo anche scegliere diversamente, c'erano anche le possibilità di scegliere o quantomeno aspettare magari di entrare in corsa, però a me piace lavorare quando c'è un progetto, quando si programma, e forse rendo meglio anche in questi percorsi di lavoro che uno inizia. Quindi sono stato, non ho chiesto cose eccessive, ho chiesto solo che mi dessero la possibilità di lavorare
con uno staff diciamo molto professionale, i ragazzi che hanno collaborato con me in questi anni e mi hanno accontentato, perché ritengo che per far bene non bisogna avere solo l'allenatore, bisogna avere anche i collaboratori che pensano solo al pescare, ecco, non è che arriviamo al campo, timbriamo il cartellino e subito andiamo via, ma dobbiamo essere disponibili dalla mattina alla sera per i giocatori. Quindi abbiamo la cultura del lavoro, l'unica cosa che posso promettere certamente è questa, ecco, poi chiaro le altre cose verranno col tempo, però l'impegno certamente da parte nostra non mancherà. Mi sento ancora lì, non ti... Lei parla di staff, siccome più o meno abbiamo capito quale sarà il suo gruppo di lavoro che porterà in Abruzzo, ecco, se ce lo può ricordare anche a beneficio di noi, ma anche dei suoi collaboratori, se qualcuno del suo gruppo storico non c'è più, penso che farò, no, che è morto, ha deparato l'atletico. No, ho cambiato qualcosa, perché è chiaro che bisogna dire, nomi attuali, insomma, Mezzini, collaboratore mio dai tempi del Foggia, insomma dall'inizio della carriera in pratica, allenatore in seconda questo, poi il preparatore atleta e il preparatore dei portieri, senatore, non è un politico, perché dico politica non ci intendiamo. E poi abbiamo il preparatore atletico Bartoli, con un recupero infortunati e collaboratore anche per i video, insomma, delle partite, il professor Vincenzo Teresi, questi sono i... Poi la mia domanda era questa, lei che parlava di non voler giocatori di personalità, che sa che riscattare, ecco, una piazza dopo una retrocessione già è depressa comunque, dopo una dolorosa retrocessione, specialmente dopo quella dell'anno scorso, ecco, calcolando che questa è una piazza molto calda, molto passionale, in che modo, secondo lei, si può riaccendere questo entusiasmo? Lei qua di corpo a toccare, sia a livello mediatico ma anche con la squadra, per cercare di ricreare quell'entusiasmo che a Pescara c'è sempre stato, insomma? Sicuramente con l'impegno e col lavoro, perché a Pescara si vedono che i giocatori escono dal campo e danno tutto per quello che si prepara, certamente non saranno critici eccessivamente, quindi ognuno deve cercare di fare al meglio il proprio lavoro, quello che gli si chiede, deve essere professionale in campo e fuori, e quindi il fatto sta a noi adesso fare di nuovo tornare la gente. Abbiamo scelto la sede del ritiro vicino proprio perché magari fin dall'inizio, se i tifosi hanno voglia di vedere qualche allenamento, qualche partita, non devono fare tanti chilometri, e poi magari durante l'anno cercheremo anche di fare partite amichevoli per cercare di avvicinare tanta gente a noi, ecco, però è chiaro che dobbiamo essere noi con l'impegno a cercare questo. Mister, buongiorno, buongiorno a Sergio del settore dello sport. Mi leggo proprio a questa domanda, in una piazza dove non si vince una partita praticamente da oltre 6 mesi, una squadra che ha conquistato solo 2 punti, quanto è importante l'impatto? Quindi il suo lavoro in estate per cominciare il campionato, è vero che c'è una programmazione, che c'è ovviamente un obiettivo più a lungo termine, però proprio per l'entusiasmo, per la piazza, per il buon umore che deve accompagnare il suo lavoro, quanto è importante una partenza lanciata, diciamo, positiva dei suoi, questo sicuramente sarà il lavoro che l'aspetta quest'estate, no? È importante, però il campionato di B è un po' più lungo rispetto a quello di A, bisogna lavorare per arrivare nei tempi giusti a stare bene, quindi per quanto riguarda il fatto che non si vince da tanto tempo, io ho provveduto facendo organizzare delle amichevole, la prima deve essere contro una squadra proprio scarsa, per non rischiare niente, quindi cominciamo a sbloccarci, a vincere qualche partita, perché vincere aiuta a vincere, no? Poi magari aumentiamo il valore delle squadre avversarie che ci aiuteranno a trovare la condizione. Se vince il trofeo colombino, insomma. Gli abbiamo chiesto già un premio partita, insomma. Poi non è vero che non vinciamo da 6 mesi, non abbiamo vinto a Loreto, quindi. No, le volevo chiedere una cosa in relazione a quest'ultima domanda. Il campionato è lungo, tendenzialmente è forse tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo che le squadre che poi vogliono arrivare in fondo devono dare meglio in sé. Quest'anno, come lo scorso anno, ci sono 3 settimane di sosta a Natale. E lì, rispetto a questa questione della preparazione, perché le sue squadre giocano molto sull'intensità, ovviamente, e ha preparato già un piano particolare, ha già, quindi diciamo un po' in relazione alla
po' più complicato rispetto agli organismi di gioco anche in relazione ai carichi di lavoro, oppure pensa in relazione alla domanda di prima di modificare questo approccio? Ma non credo, perché alla fine poi dobbiamo cercare di arrivare bene, diciamo, fino alla sosta. La cosa più importante in questo momento è cercare di dare, come ho detto all'inizio delle domande, un'identità prima possibile alla squadra. La squadra deve avere la propria fisionomia, non deve cambiare in base all'avversario che si va a incontrare. È chiaro che deve creare degli espedienti a un sistema di base per cercare di conquistare la palla più velocemente possibile in rapporto, in confronto al sistema di gioco avversario, però dobbiamo lavorare, ripeto, per avere subito determinati automatismi che cercano, che si cercano sempre, sono quelli che è il gioco che secondo me che uno deve dare a una squadra. Poi è chiaro, le qualità dei singoli sono molto importanti, perché senza i giocatori importanti puoi avere mille idee ma non le puoi portare a termine. Però ripeto, il fatto della preparazione è sempre relativo, bisogna arrivare bene per poi magari fare dei richiami nel momento in cui c'è una sosta abbastanza lunga. Per ritornare un attimo ai suoi precedenti esperienze di allenatore, nel programma calcistico nazionale ci sono calciatori, naturalmente più di uno, che lei può vantare di averlo lanciato, di averlo lanciato io. Tutti dicono bello lo lanciato io, lei può dire Giorgio Repetto l'ho lanciato io. Io penso che se non gli fa la squadra lo lancia lui dalla finestra. Però. Io dico che ce ne sono tanti, ci sono tanti, perché quando poi hai la fortuna di arrivare a Udine, l'Udinese è nota perché riesce a trovare giocatori che abbiano delle qualità, è più facile per l'allenatore, è gratificante vedere crescere un giocatore che quando arriva magari non parla neanche due parole in italiano, perché ci sono tanti stranieri che ho avuto la possibilità di allenare, però è gratificante perché magari nel periodo in cui li alleni hanno conquistato pure le rispettive nazionali, mi riferisco a Samoa, Isla, D'Agostino che era qua, ha conquistato la nazionale nel periodo che era con me a Udine, Dossena che ha conquistato la nazionale quando è stato con me a Udine, Antonelli è stato convocato in nazionale con me a Parma, Giovinco la stessa cosa. Ho avuto la fortuna di allenare tanti ragazzi che poi hanno fatto bene. Sanchez ha debuttato in Italia con me, però già era un campione perché già faceva parte del giro della nazionale, perché lui certamente per me è un fenomeno in campo e fuori per la voglia che ha di allenarsi. Di Natale l'ho trovato già maturo, l'unica cosa che secondo me, e lui mi ha sempre ringraziato anche pubblicamente, ho avuto l'intuizione di metterlo prima punta, che sicuramente non tutti se l'aspettavano, neanche lui lo voleva fare all'inizio, però da quando lui ha iniziato a fare la prima punta ha iniziato a superare sempre 20 gol, arrivare sempre a 28 per 3-4 anni. L'ultima domanda, grazie. Sì, volevo dire, per quanto riguarda la partitella infrasettimanale, lei preferisce giocarla con squadre locali oppure adotterà la soluzione interna? No, non l'ho detto prima, faremo tante amichevoli per avvicinare la gente, insomma, chiaramente non possiamo andare a fare una trasferta lunga, ma anche i tifosi ad avvicinarsi. Ad avvicinarsi, certo. Ed è importante che Leone è docile. Non lo sapevo che faceva così. L'ultima con Donati, grazie e chiudiamo. Sì, mister, volevo chiedere, benvenuto innanzitutto, se avete sentito qualche calciatore, se avete già parlato con qualche calciatore, perché credo che il problema principale che avrà nei prossimi giorni sarà proprio quello, no? Di ridare certezze. Un gruppo un po' scosso da tutte le processioni, chi cerca di attendere un rinnovo del contratto, chi deve chiarire con la società, insomma, problemi che potrebbero, secondo me. Comunque... Vuole sapere anche cosa ci siamo detti? Insomma, siamo qui per questo. È chiaro, sì, qualche contatto c'è stato, però è inutile dire con chi. Molto sosta. No, non ce l'abbiamo. Siamo stati tranquilli. Perfetto. Mi ricordo questo, un po' giudizio su
Selic, che è uno di quelli che è sotto contratto. No, per ora non è il caso parlare dei singoli perché ce ne sono 30, poi magari analizzeremo tutto con la società, col direttore, poi chiaramente nei prossimi giorni, chiaramente prima del ritiro, ne sapremo di più tutti chi rimane, chi ha voglia di rimanere, chi ha voglia di andare via e chi arriverà, insomma, ecco, da qui al 10 luglio. Presidente, io voglio fare i complimenti io volevo fare i complimenti alla società per l'idea dell'abbonamento per i disoccupati. Questa è stata un'idea straordinaria. Ecco, io e ve ne do. Ti ringrazio in nome della società, però devo dire che, e mi fa piacere ricordarlo, che la campagna abbonamenti, anche se Danilo mi ha inserito in questo contesto, è stata studiata completamente da lui, quindi i complimenti vanno girati per intero a lui, perché ha pensato a tutto su questa cosa e devo dire ci ha messo un grandissimo impegno. È una cosa che fa piacere sicuramente a tutti quanti noi, perché essere vicini in questo momento a gente che ha delle difficoltà, per quel poco che possiamo fare, noi l'abbiamo fatto anche negli anni passati, continueremo a farlo, perché abbiamo sempre cercato di essere vicini a chi aveva bisogno, le varie associazioni che sono qui a Pescara presenti, tra, adesso se mi sfugge qualcuno, tra l'Agbe, l'ultima, l'AIL, ma tutte queste associazioni che ci hanno chiesto un aiuto, l'abbiamo fatto sempre volentieri, e quindi questa decisione di Danilo va in quella direzione. Bravo Danilo, grazie. Benissimo, ora lasciamo